L'autolavaggio di Tom. Ehi là, Penny, stai andando alla festa di compleanno di Matt anche tu? Fantastico! Andiamoci insieme allora. Buon compleanno, Matt! Oh, quella torta ha un aspetto delizioso, Charlie. Oh, oh, ti sta scivolando. Oh, cavolo. Non è niente, Penny, aggiusteremo tutto. Charlie ha ragione, l'autolavaggio di Tom ti farà tornare pulita in un baleno. Vieni, dai. Segui Tom, Penny. Lui si prenderà cura di te. A cosa pensi, Tom? Mi chiedo che cosa stia escogitando. A cosa pensi, Tom? Oh, che cosa fanno quelli? Mi chiedo che cosa faccia questa stanza. Oh, sono bolle di sapone! Non farle entrare negli occhi, Penny! Bruciano! Caspita! Sembra che qualcuno qui soffra di solletico! Che cosa viene adesso? Capisco. Bella pensata, Tom. Solo la spugna può portare via le scagliette di zucchero appiccicate. Bel lavoro, Tom. Abbiamo quasi finito, Penny. Dobbiamo solo risciacquarti e asciugarti. Ancora un momento, Penny. Non è ancora ora di andare. Sei ancora tutta bagnata. Abbiamo quasi finito. Sei bellissima, Penny. Come ti senti? Grande idea! Torniamocene alla festa! Ragazzi, guardate chi è tornato! Un cupcake! Che pensiero gentile, Charlie! Beh, almeno tu non avrai bisogno dell'autolavaggio. Grazie ancora, Tom. Arrivederci, amici.
L'autolavaggio di Tom. Hey Steve, stai facendo un ottimo lavoro rendendo belle lisce le strade di Car City. Che cosa c'è? C'è catrame appiccicoso su tutto il tuo rullo? Oh mamma, sarebbe meglio andare all'autolavaggio di Tom a farti ripulire. Oh cavolo Steve, guarda che pasticcio stai facendo! Dietro di te... Andiamo subito da Tom, veloce! Ehi Tom, Steve è coperto di catrame nero appiccicoso. Pensi di riuscire a ripulirlo? Sì? Stupendo! Andiamo dentro! Qual è il primo passo, Tom? Il getto d'acqua? Ok, facciamolo partire. Qualcosa non va? Non pensi che l'acqua fredda sia in grado di lavar via il catrame? Beh, hai un'altra idea? Acqua calda! Grande idea! Ok, vediamo se funziona! Useremo anche del sapone? Di che tipo? Extra forte? Chiudi gli occhi, Steve. Il sapone te li farebbe irritare. Puoi aprirli adesso. Sei pronto per andare avanti col lavaggio? Sì? Ok, procediamo. Ora ci sono le spazzole. Come ti sembra, Tom? Pensi che dovremmo strofinare Steve più forte? Va bene, Tom. Vai pure. Tranquillo, Steve. Tom vuole solo essere sicuro che ci sbarazzeremo del tutto di quel catrame appiccicoso. Steve, wow, non ti ho mai visto così pulito. È ora di tornare al lavoro?
Ben fatto, Tom! Attenzione al catrame! Wow, per un pelo! A presto, Steve! Grazie, Tom! Alla prossima! L'autolavaggio di Tom! Ciao, Dane! Accidenti, sei sporchissimo! Hai appena finito un grosso lavoro di demolizione? Meglio andare all'autolavaggio di Tom per farti dare una ripulita! Ciao, Tom! Stai dipingendo un nuovo cartello per il tuo autolavaggio? Molto bello! Dane è un po' sporchino, Tom. In realtà è sporco lurido. Da che cosa si comincia, Tom? Un getto d'acqua per rimuovere il primo strato di polvere e sporco. Bene, la polvere sta cominciando a sciogliersi. Questo è un buon inizio. Cosa c'è poi, Tom? Il parabrezza. Buona idea. È incredibile che Dane potesse vedere anche solo per venire qui. Fatto. Direi che ha funzionato. È il momento di una bella dose di doccia schiuma, Dane. Bene, ora ci sbarazzeremo di tutta quella polvere una volta per tutte. Ora è il momento delle spugne, vero Tom? Ci si sente bene, non è vero, Dane? Come un massaggio! E ora si sciacquano via quelle bolle! È tempo di accendere gli essiccatori. È tutto, Tom? Hai finito di pulire Dane? Buona idea! Un po' di lucido ci starebbe bene. Wow, Dane, hai un aspetto meraviglioso! Resta lì, Dane! Sei passato su della vernice! Tom ha bisogno del suo secchio!
Meno male che non ha fatto a tempo ad asciugare. Sei bellissimo, Dane. Grazie di tutto, Tom. Arrivederci, ragazzi. Alla prossima! L'autolavaggio di Tom. Ciao, Amber. Qual è l'emergenza? C'è qualcosa su di te e un po' dappertutto, Amber. Stai bene? Che cosa? Stavi mangiando frittelle insieme a Carrie e ti sei buttata per sbaglio addosso lo sciroppo? Beh, sono cose che succedono, Amber. Tutti possono essere goffi a volte. Meglio andare subito all'autolavaggio di Tom. Lo sciroppo può rapidamente diventare un pasticcio appiccicoso. Oh oh, sembra che lo sciroppo appiccicoso stia attirando ogni tipo di detriti, Amber. Eccoci all'autolavaggio di Tom. Tom ha sentito la tua sirena, Amber, ed è d'accordo che tu abbia bisogno di un autolavaggio di emergenza. Si spera che almeno le frittelle ti siano piaciute. Che cosa c'è prima, Tom? Un getto d'acqua per rimuovere lo sporco superficiale. Ottimo! Questo lato è tutto pulito. Ora dobbiamo tirare via un po' di quelle macchie di sciroppo. Pensi che Tom abbia bisogno di usare il sapone speciale? Hai ragione, bisogna che tu sia perfettamente pulita per andare avanti e indietro dall'ospedale. Buona idea, Tom. Usa la tua spugna speciale con la parte ruvida. Ecco, direi che ha funzionato. Ora, per assicurarsi che ogni traccia di sciroppo venga rimossa, utilizzerai dei prodotti per la pulizia più potenti su Amber, Tom? È il momento di fare una bella schiuma, Amber! Ci si sente bene, non è vero? Ok, ora dovremmo finalmente sbarazzarci di quelle macchie di sporco. Cosa viene adesso, Tom? Oh, le spazzole! Sei pronta, Amber? Fassolletico? E adesso risciacquiamo via le bolle. È il momento di accendere gli essiccatori. È rilassante farsi asciugare, non è vero, Amber?
È tutto, Tom. Hai finito di pulire Amber? Buona idea. Una lucidatura le starebbe bene. Così brillerà quando visita i pazienti. Wow, Amber, quanto sei lucida! Sembri nuova di zecca, niente più sciroppo appiccicoso! Amber ha un aspetto favoloso, Tom! Grazie di tutto! Tom, pensa che per un po' dovresti stare lontana dallo sciroppo per frittelle, Amber. Arrivederci a tutti. Alla prossima.